È un piacere essere qui con voi. Questa sera ho due amici ospiti in trasmissione, con grande piacere, Flaminio, Renata. Flaminio, perché siamo qua questa sera? Ma perché ci hai chiamati per presentare un film che è nato come una provocazione. Perché un film sull'amianto è facile chiedersi che razza di argomento avete scelto. Il film sull'amianto è nato proprio come una provocazione perché dopo che nei primi anni 90 l'amianto è stato dichiarato ufficialmente cancerogeno e bandito da qualsiasi lavorazione industriale, ne è stata proibita l'estrazione, è stato proibito il commercio, l'importazione, l'amianto è diventato una specie di diavolo, cosa che io ritenevo assolutamente ingiustificata perché continuo a considerarlo prima una meraviglia della natura. E poi, se volete, ne parliamo. E poi, soprattutto, è stata una risorsa economica perché per quasi 100 anni ha consentito alla popolazione dell'Almalenco di vivere in condizioni decorose. Quindi diciamo così che Flaminio e Renata, poi capiamo chi è bene Renata, sono a Melting Pot oggi per parlare di un prodotto che storicamente sul territorio ha dato da mangiare a delle persone, ma che può essere anche motivo oggi, nel fare informazioni, di portare le persone a conoscere ambienti, culture, tradizioni, eccetera. Renata, che dire, presidente del CAI della Lombardia, come mai il CAI sposa questo progetto? Ma il CAI, diciamo, ha come attività di elezione, forse quella più conosciuta, l'alpinismo e l'escursionismo, però fin dagli albori, cioè da 150 anni fa, si occupa anche di ricerca scientifica e quindi da sempre i fondatori hanno frequentato le montagne anche per studiarle, quindi erano geologi, erano naturalisti e quindi diciamo questa è una delle attività storiche del CAI, quella della ricerca scientifica. Nel corso degli anni poi il CAI è diventato una sorta di anche stakeholder della montagna, quindi si occupa anche di sviluppo della montagna, vuol dire un po' anche la sua. E quindi quando si tratta anche di fare delle proposte sul territorio che in qualche modo lo possano promuovere, anche per poi avere una ricaduta economica, permettendo alle popolazioni di rimanere a vivere dignitosamente, decorosamente in montagna con delle risorse anche economiche adeguate. Un tipo di turismo che abbia un risvolto culturale e storico, è una cosa molto importante perché i nostri territori, in particolare in questo caso la Valmalenco, ha le miniere di amianto che ci raccontano di una storia che viene da lontano e quindi anche di uno sviluppo di questa valle legato proprio a questo tipo di miniere. Ci sono le miniere di amianto, ci sono anche tante altre miniere, anche altre realtà che noi possiamo vedere del passato percorrendo i sentieri che ci danno anche l'idea di un po' da dove veniamo. Quindi diciamo che viaggiatori che si avvicinano alla Valmalenco, ricordatevi che lì c'è stato un percorso fortissimo a livello socio-economico legato all'amianto. Ma a questo punto mi viene una domanda spontanea, Flaminio. Se l'amianto è cancerogeno, venire in Valmalenco a questo punto può essere pericoloso? No, direi di no. Questo mi fa. Avrei tanti episodi da raccontarti di questo genere. Ci sono persone che sono state terrorizzate dalla legislazione sull'amianto, anche a ragione per carità, perché gli effetti sono drammatici, al punto tale da temerne perfino il contatto fisico, quando è opportuno conoscere quali sono i motivi per cui l'amianto è pericoloso, quali sono le condizioni in cui lo è. Eccetera, eccetera. Quindi è la conoscenza, come sempre, che ci tende ad accompagnare in questo percorso. Conoscere le cose, sapere quando diventano pericolose, capire che anche l'amianto non è più pericoloso di tante altre sostanze o occasioni con cui veniamo a contatto quotidianamente, ma chissà perché si è creato attorno a questo minerale questa aura diabolica, per cui la gente ha paura solo a sentirlo nominare. Non c'è nessun pericolo a venire in Valmalenco in vacanza. Quindi poi si mangia anche, si beve bene, in quel senso, quindi mi raccomando per chi poi deve guidare, magari di limitarsi in quello, ma è difficile realizzare un prodotto così? Come il film? Ma Sì? ci vuole passione. Io ho avuto la fortuna di avere. Io ho avuto solo l'idea, a dirti la verità, che è nata nell'ambito del Comitato Scientifico Lombardo. E poi ho avuto la fortuna di incontrare Pino Brambilla, che è il regista, che
che sia veramente appassionato, io gli ho fornito una serie di documenti grezzi, perché posso fare una piccola retrospettiva, da cosa è nata questa provocazione sull'amianto. Io già qualche anno prima avevo fatto un numero unico di una rivista che si pubblica in Valtellina, dedicata solo all'amianto, e l'avevo chiamato Elogio dell'amianto. Diventava abbastanza provocatorio, ecco, anche questo. Appunto, e siamo sulla stessa strada. Avevo raccolto una grande quantità di documenti storici, di cose, avevo scritto io delle cose, ho dato tutto a Pino Brambilla, il quale si è appassionato, è venuto sul territorio, ha ripercorso i sentieri per conto suo e ne ha fatto questo prodotto che secondo me è veramente bello ed anche coinvolgente. Proprio sui sentieri dell'amianto, perché i sentieri che oggi vengono utilizzati dagli escursionisti sono stati originariamente tracciati in molti casi dai minatori, cioè da quelli che nelle miniere andavano. Allora, vediamoci la prima parte del documentario e poi ritorniamo in studio e facciamo un'altra chiacchierata. Volentieri. Kingitalas è una provincia che ancora è presso al deserto, entro Tramontana e Maestro. E è grande 6 giornate e è del grande cane. Quivi ha e montagne, ove ha buone vene d'acciaio ed andanico. E in questa montagna è un'altra vena, onde si fa la salamandra. La salamandra non è bestia, come si dice, che vive nel fuoco, che né uno animale può vivere nel fuoco. Ma dirovi come si fa la salamandra. Uno mio compagno, che ha nome Zufikar, e è un turchio, istette in quella contrada per lo grande cane signore 3 anni e facea fare queste salamandre e disselo a me, e era persona che ne vide assai volte e io ne vidi delle fatte. Egli è vero che questa vena si cava e stringesi insieme e fa fila come di lana e poscia la fa seccare e pestare in grandi mortai di covro. Poi la fanno lavare e la terra si cade, quella che v'è appiccata, e rimane le file come di lana. Questa si fila e fassine panno da tovaglie. Fatte le tovaglie, elle sono brune. Mettendole nel fuoco diventano bianche come neve. E tutte le volte che sono sucide si pongono nel fuoco e diventano bianche come neve. E queste sono le salamandre, l'altre sono favole. Così Marco Polo nel Milione racconta di quella lana misteriosa che veniva raccolta e filata fin dai tempi più remoti per farne stoffe inattaccabili dalle fiamme. E sfata l'antica credenza che appartenesse ad un animale misterioso e magico chiamato salamandra, capace di resistere e sopravvivere nel fuoco dei vulcani senza bruciare. Questa fibra portentosa, già chiamata dagli alchimisti arabi alamantar, altro non è che l'amianto o asbesto, nome che appunto significa incombustibile, eterno. Dimenticata per centinaia di anni, l'antica cultura legata alle tecniche di estrazione e di filatura della lana di salamandra è rinata a partire dal XIX secolo anche tra le montagne valtellinesi. Sono molte le tracce che tale attività ha lasciato sul paesaggio e profondi i segni lasciati nelle generazioni di valligiani che si sono a lungo dedicati a questo duro e faticoso lavoro. Essi sono vissuti in un territorio difficile quanto affascinante. Lo hanno amato e temuto. Lo hanno lavorato e trasformato con fatiche e sacrifici indicibili, scoprendo e utilizzando le risorse che la montagna poteva offrire. E in Valmalenco, una delle più importanti è stata sicuramente l'amianto.
Ecco, questo è un noveno di amianto. Bisognava essere anche gente valida che lavorasse in miniera. Un po' tutti quelli della Valle, tanto di Torre, come di Caspoggio, di Chiesa. Chiesa un po' meno perché loro c'avevano anche le cave del Giuel, e loro facevano le tegole, allora loro erano un po' impegnati in quelle lì. Però Torre e Caspoggio e Lanzada di cave di tegole non ce n'avevano. Per più di un secolo, centinaia, in qualche periodo anche più di 1000 persone, hanno lavorato nelle miniere di amianto. È quindi un'attività che ha segnato profondamente non solo il paesaggio, ma anche il carattere della gente. È stata un'attività che si è sovrapposta a quella tradizionale della pastorizia e dell'alpeggio, un'attività durissima che si svolgeva in zone impervie, in condizioni tremende, eppure ha dato da vivere alla gente di questa valle per tanti anni.